Questa fattoria venne voluta da Lorenzo de' Medici nel 1477. Egli volle realizzare un'azienda agricola moderna ed all'avanguardia. L'edificio è a pianta quadrata, con torri angolari, ed è circondato da un ampio fossato d'acqua. Dà l'idea di un castello o di una casa forte. La fattoria venne costruita da Giuliano da San Gallo. È rimasta quasi del tutto invariata nel tempo, ad eccezione di alcune modifiche avvenute nel 1700 ed altri parziali lavori svolti in epoche più recenti. Azienda modello destinata a diventare tenuta granducale, era una vera macchina per la produzione. Vi lavoravano centinaia e centinaia di persone e non mancava nulla all'interno, da una sontuosa chiesa per la messa quotidiana fino alle numerose stalle per gli innumerevoli animali. La chiesa è certamente una delle parti più notevoli del complesso. Vederla in queste condizioni è piuttosto fastidioso. È tutto un miscuglio di danni causati dal tempo e dall'uomo. Si notano anche danni derivati da alcuni restauri e non ci sono parole per descrivere la parte di questa cascina. Certamente la parte peggio conservata dell'intero complesso. In questa azienda agricola venivano svolte tantissimi tipi di attività, dall'allevamento bovino, produzione di formaggio, coltivazione di orti e frutteti, allevamento di api per la produzione di miele, bachi da seta, fino all'introduzione sperimentale per la produzione del riso. Oltre alla fattoria, venne anche realizzato un complesso sistema di irrigazione che prelevava l'acqua dal fiume Visenzio, acqua che forniva anche la forza necessaria per muovere i vari molini sparsi lungo la tenuta. Pochi anni dopo la costruzione di questa fattoria, nel 1479, venne anche realizzata la villa di Poggio Caiano, sempre dietro la mente di Giuliano da San Gallo, unendo quindi le vaste proprietà della famiglia in un unico ed ordinato disegno. La famiglia de' Medici, all'epoca, godeva di un potere immenso. La presenza di questa cascina non solo ebbe una grande valenza dal punto di vista produttivo, ma fu anche luogo di incontro per la nobiltà dell'epoca,
Non erano infatti rare battute di caccia intorno alla tenuta e furono numerose le feste organizzate all'interno della cascina. Con la morte di Gian Gastone de' Medici, dopo secoli di appartenenza di questa cascina da parte della famiglia de' Medici, nel 1737 la proprietà passerà ai Granduchi di Lorena, che ebbero la sensibilità di valorizzare e mantenere viva l'opera di valorizzazione avviata da Lorenzo secoli prima. Anche quando la cascina passò sotto l'amministrazione francese, si può dire che venne tenuta in buona considerazione ed ampiamente valorizzata. Con la fine della parentesi napoleonica, la cascina passò poi nelle mani dei Savoia, che svolsero essenzialmente il loro compito per non mandarla in rovina. Fu nel 1934 che la proprietà ed i rispettivi terreni vennero ceduti a privati, ed è qui che sono iniziati i problemi. In particolare per controversie di tipo legale, che non hanno fatto altro che causare l'abbandono dell'edificio. E come se non bastasse, durante alcuni lavori di restauro, qualcuno aveva addirittura rubato stemmi, cornici ed elementi lapidei, contribuendo quindi alla sua progressiva distruzione. Oggi, la fattoria sembra essere in una posizione di stallo. Nel 2018 pare che sia stata comprata da qualcuno di Prato e forse nella vana speranza d'un destino migliore da quello odierno, questo video vuole essere testimonianza d'un passato glorioso nella speranza d'un futuro ancora più radioso. Vi ringrazio per la visione di questo video.